Le credenze limitanti sul denaro saranno proprio quelle che ti terranno lontano dal denaro. Tutto l'insieme delle credenze, cioè quello che si pensa sul denaro, quello, le azioni, eccetera, eccetera, costruiscono la mentalità con la quale poi si può procedere. Non serve a niente sapere esattamente la tecnica, fare tutti i corsi, sapere come si fa una cosa se poi la mentalità è quella sbagliata. Dico questo perché nella vita ho visto un mucchio di gente che sapeva esattamente come si facevano le cose, nel senso che poteva studiare dei bilanci con una facilità incredibile e io invidiavo anche queste capacità, ma poi erano sempre lì a fare i dipendenti frustrati perché non sapevano gestire i movimenti del mercato e in generale si muovevano male. Ecco, io che magari ho sempre saputo un po' meno la tecnica, ma molto di più la mentalità, alla fine ho fatto molto più successo di questi che sono ancora là con la cravatta di 20 anni fa in un ufficio dalle 8 alle 4, anzi, a volte alle 6. Ma è proprio questo che vuole la società, mantenerti limitato nella tua povertà. In questo modo si può controllare la persona e quindi il popolo in maniera estremamente più facile. Solo che più loro ti controllano e meno successo riesci a fare e di conseguenza sei sempre più infelice. Avete mai visto una persona di successo come si muove, come agisce? Sembra che non faccia niente, si sveglia tardi alla mattina, lo vedi che è là che beve il caffè, non fa niente, mentre invece un altro che magari si ammazza di lavoro, parlo di lavoro fisico, si alza presto e c'ha in testa solo quella roba lì perché deve risolvere problemi quotidiani, problemi per riuscire a portare a casa la giornata. Dov'è la differenza? Che mentre il secondo deve risolvere piccoli problemi per saltarci fuori in un qualche modo, il primo vede il punto finale. Ho anche fatto un video su questa cosa. Si concentra sul punto finale e nel momento giusto fa un'azione. Non cerca di guadagnare i 5 euro con una provvigione di chissà cosa o con un lavoretto pagato 5 euro all'ora, per esempio. Questo i 5 euro li paga, ne paga anche di più a quello che fa quel lavoro lì, quello che dicevo prima, quello del secondo esempio. Ma al momento giusto, dal colpo giusto di euro ne guadagna 5.000 e non 5. Questa è la persona di successo. E qui vengono fuori tutte le frasi dei poveri, che i soldi vanno solo dai ricchi, che se non nasci ricco non lo diventerai mai, anzi chi lo diventa è comunque un criminale, perché i ricchi sono tutti ladri, che il denaro è il mezzo di pagamento di Satana, cioè tirano fuori delle robe per giustificare il loro fallimento, perché in realtà tutti possono fare soldi, magari non tutti riescono a diventare miliardari, ma tutti possono raggiungere un livello più che soddisfacente. Basta, a parte avere il coraggio di farlo, basta avere la mentalità giusta. Il problema è che chi non ha la mentalità giusta, ovviamente, per forza di cose, non capisce come agisce chi ce l'ha e quindi lo vede che è in giro a fare niente e viene criticato per questo. Di conseguenza, quello in giro a fare niente ha più soldi di me, io lavoro, lui non lavora, io non ho soldi, lui ha soldi, per cui quello sicuramente ruba. La perseveranza e la convinzione di riuscirci sono sempre una grandissima base di partenza, però servono anche delle tecniche, serve anche sapere come procedere. Allora, numero uno, spegnete la TV e tutta la roba che è mainstream, perché è comunque collegata alla mentalità che vuole tenervi poveri, vuole tenervi schiavi della società per sfruttarvi più o meno. Lo so che si fa fatica a vedere, ma prendete ad esempio i regimi, quelli molto, anzi, la maggior parte di voi mi guardano dall'Italia, quindi non devo dire niente, basta che guardiate l'Italia da fuori cosa stanno facendo. Riescono a gestire le idee, gusti, costumi e azioni della popolazione. Ci riescono a fare questa cosa attraverso la TV, tutta la mentalità, qualsiasi radio, TV che accende, dice la stessa cosa, e alla fine il tuo divano diventa le 2 ore, magari fossero solo due, le 2 ore di lezione che ti fanno loro tutti i giorni per tenerti in questa casella senza possibilità di farti uscire. È
Ecco, questa è la prima cosa da evitare. La primissima cosa è quella di spegnere radio e TV e di documentarsi solo con le cose che servono e non con le cose che passivamente ti propongono loro. Vi do un primo consiglio per eliminare queste credenze negative e andare verso una mentalità imprenditoriale più positiva, una mentalità che vi permetta di fare successo, barretta, di guadagnare un po' di più, in generale di fare successo. Cercate di capire quali sono le vostre credenze negative. Prima ne ho dette due o tre, per esempio solo i ricchi possono diventare ricchi. Ecco, scrivete questa cosa su un foglio. Sotto di questa scrivete tutte le cose che non vi piacciono di questa frase. Quindi questa cosa è stata detta da un frustrato, è stata detta da un povero, è stata detta da uno che nella vita ha fallito, è stata detta da uno che non vede speranze nel futuro, eccetera, eccetera. Dall'altra parte del foglio scrivete cosa potreste fare per evitare queste cose, no? È stato un frustrato, ha scritto questa cosa, come faccio a non essere frustrato, eccetera, eccetera. In modo da avere nero su bianco le azioni da fare nei prossimi tempi. Quindi la giusta mentalità, l'educazione finanziaria, eccetera, eccetera, perché questi sono diventati ricchi. E poi nella terza colonna scrivete come potete fare voi per avere un'educazione finanziaria e la giusta mentalità per provare che non è vero che i ricchi sono tali perché sono stati baciati dalla fortuna.